Presidente Ambrosoli, oggi l'ANAP di Confartigianato Cuneo ha insignito 8 nuovi maestri d'opera ed esperienza. Al centro il valore artigiano di questi imprenditori. Esatto, oggi praticamente nel rapporto annuale che facciamo e li abbiamo abbinati alla festa provinciale dell'ANAP, abbiamo inserito questi nuovi 8 maestri d'opera che praticamente hanno fatto un loro itinerario e quindi una loro vita particolare per meritarsi veramente questo segno d'onore e di apprezzamento per quanto hanno fatto. È un modo questo per il sistema Confartigianato di mettere in evidenza quanto questi imprenditori hanno fatto per il sistema economico, ma anche quanto possono ancora fare. Esatto, anche quanto possono ancora fare, e questo ce lo auguriamo, perché il ruolo dei maestri d'opera vuol dire trasmettere l'attività, trasmettere i propri mestieri ai giovani e dare continuità a queste esperienze e a questa alta professionalità artigiana. E questo è solo uno dei tanti momenti che ogni anno l'ANAP organizza. L'ANAP organizza tante attività sempre in favore appunto dei suoi associati. Esatto, l'ANAP è sempre in movimento, fa un calendario a fine anno per l'anno successivo, quindi indicando ogni mese e a volte più di una volta nel mese gli eventi che facciamo culturali, formativi e anche distensivi. La persona nel mondo dell'artigianato è fondamentale, è focale, è l'imprenditore, è chi lavora quotidianamente, chi sviluppa competenze, chi dà lavoro, chi crea economia, chi fa crescere una famiglia. Come non poter essere attenti alle necessità di un'impresa fondata sul valore della persona. Per cui oggi sarà un grande momento riconoscere ad un percorso artigiano di eccellenza il giusto valore. E tanti degli imprenditori in sala e tanti dei premiati nel corso della loro attività hanno attraversati numerosi cambiamenti nelle loro attività lavorative, e anche oggi stiamo attraversando dei cambiamenti epocali che attraversano tutto il mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa. L'artigiano per natura è evocato a guardare oltre, non si accontenta dell'oggi, ma per forza di cose deve acquisire nuove competenze per affrontare un lavoro che cambia, un lavoro che si sviluppa dal punto di vista tecnologico anche in modo molto impegnativo, ma negli anni abbiamo dimostrato che siamo bravi e possiamo farcela.